Va bene Eli, è il momento di svelarlo, vi facciamo vedere un'anteprima. Vai vicino. Si sta per partire, sarà un lungo viaggio. È arrivata la sera, la situazione è drammatica qui, piove. Buongiorno, abbiamo dormito benissimo e siamo pronti per andare da Aigner a vedere, a prendere il mezzo. Sei pronta? Vai allora a bordo del nostro bolide e andiamo. Tra 200 metri sarai arrivato a destinazione. Hanno aperto le porte. Siamo arrivati. Eccoci dentro Aigner, lo specialista dei mezzi 4x4. Infatti sono presenti numerosi mezzi in lavorazione, c'è una lunga lista di attesa per entrare in questa officina. Va bene Eli, è il momento di svelarlo, vi facciamo vedere un'anteprima. Vai vicino. Ed eccolo qua, pronto. Allora che ne dici, è della tua misura? È gigante. Era come te l'aspettavi? Fai le prove per salire, guardatela, guardate, oh. Adesso toccherà fargli subito un corso di istruzione per salire e questa mi si ammazza. Dici le tue prime impressioni a caldo, su. È parecchio rugginoso. Il lavoro da fare è tanto, ma ce lo sapevamo, eh. Ce lo sapevamo, quindi eccolo qua, bello, 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 con tutto quello che c'è da fare, ma bello. Abbiamo una targa Pan FB651. Pan America! Un nome da garanzia. Oh, ma non mi dici nient'altro? Dopo tutti sti mesi di attesa? È bellissimo! Michael sta spiegando tutte le cose che ha riparato ad Ale. Le carte le abbiamo sistemate tutte, siamo in attesa che arrivi il security box, perché per viaggiare in Germania bisogna avere a bordo la cassetta del pronto soccorso, i gilet, le zocche per fermaruote, tutte cose che non c'erano comprese, quindi stiamo aspettando che arriva il fornitore qui di Aigner che ce le porta. Nel frattempo vi mostro un pochino il luogo. Allora, questa è la parte dell'officina, ci sono parecchie persone che stanno lavorando ai mezzi dentro, tutti i mezzi o stanno facendo i tagliandi o pronti per l'allestimento. Aigner è una società storica per quanto riguarda i camion militari, qui siamo ormai la seconda generazione se non la terza. È situata all'interno di un'ex base militare, praticamente tutta una struttura immensa nel verde, con lì ha tutta una specie di circuito dove va a provare i mezzi e qui altri mezzi a cui stanno lavorando. Mezzi militari ovunque, sono tutti venduti, eh, non mi fate prendere idee strane, guardate quanti ce n'ha qui in fila.
Questi sono tutti i mezzi ex pompieri, sono pronti per essere convertiti. Questa è la parte, diciamo, dello stock, tutte cose da vendere. Per farvi capire, se vedete fino a dove arrivano, laggiù in fondo, in fondo, in fondo. E questa, come dicevo, è la parte del circuito dove si provano i mezzi. Praticamente non finiscono mai. E adesso si comincia il viaggio. Vedere il nuovo camion nello specchietto. Eccoci pronti al primo rifornimento. Quante ce ne entra? Non tanta, il serbatoio è piccolo, tanto vero che ha previsto di cambiarlo. Per adesso un po' ce n'era, ce ne abbiamo messi 85 litri. Oh baci! Oh che ti sei messo anche a pulire i vetri? Forza! Mi sembra abbastanza complicato, io mi ci ammazzo. L'importante è che sono il beneficiario dell'assicurazione. Ragazzi, ne ha fatto un gran bel lavoro. Però ci accontentiamo. Allora ci dica, come sono le prime impressioni? Com'è? Abituato a Big, che era il re del comfort, questo è molto più duro. Sarà perché ha tutte le sospensioni nuove, sarà perché scarico, lo sento molto rigido, sarà le ruote tassellate, mi ci devo abituare. Insomma, è un disastro. Beh, cambio molto corto, quindi va subito di giri. Ah no, è un 4x4. L'ha voluto il giocattolo. Senti, a proposito di giocattolo, riportiamo quel giocattolo all'aeroporto di Monaco, così dopo torniamo indietro, treno, autobus, qualcosa, e domani ripartiamo con questo. Ok, via. Finalmente ce l'abbiamo fatta riconsegnare la macchina. Dico, è stata una vera avventura. È stato più problematico riportare la macchina che arriva qua solo 20 con i treni. Comunque adesso andiamo a cercare la stazione e vediamo come tornare verso Big. Verso? Mi viene da dire Big, sì. Ma ormai è coso. Sì. No, troviamo una sistemazione per arrivare verso il paese, come si chiama? Eggenfeld. Vai, al Terminal 2 allora. Sì, alla fine è cominciata un'altra serie di coincidenze, per dall'aeroporto andare a prendere un treno che ci riporta indietro. Questa è la prima e già non l'abbiamo persa. Vediamo se riusciamo, come all'andata, di incassare. Tre treni. Eccoci arrivati alla stazione centrale di Monaco. Guarda quanto è grande. Allora? Aspettiamo il prossimo treno. Speriamo di scendere alle stazioni giuste. Sì, dai, siamo mezz'ora di anticipo, quindi è impossibile fallire. Questi treni tedeschi sono perfetti, silenziosissimi, puliti, viaggiano
aumento orario. Ah, ma non ci siamo trovati male neanche all'andata con quegli italiani, No. Certo. No. Abbiamo avuto fortuna lì. Bene, tra pochino è ora di scendere e cambiamo nuovamente treno. L'ultimo. Speriamo. Eccoci, sì, l'ultimo treno. Oh, ce la siamo quasi gufata, l'abbiamo preso un tempo questo. Era in ritardo. Avevi detto che le ferrovie italiane tedesche erano precise con un orologio. La sua gufata, ma no, all'incirca, tanto tutto il mondo è paese, guardate anche qui che situazione che ci abbiamo. Guardate. Oh, ce l'abbiamo fatta, Yeah. Adesso un paio di chilometri a piedi e poi siamo arrivati all'albergo. Una doccia, perché non ne posso più. E usciamo per cena, anche se per noi sarebbe ora le merenda, ma qui chiudono tutti presto. Eh già. Sono già tutti col boccale sulle mani, sono le 6. Andiamo. Eccoci a casa. Venga signore, venga. Si accomodi. Bello di st'albergo, c'è anche il distributore automatico di birre. C'è un angolo per fare l'aperitivo. Ma che vuoi di più? Niente, sono stanca morta. Manco l'avessi fatta a piedi tutta sta strada. Ma cambia, fai, corri. Salta da un treno all'altro, la metropolitana, il cambio, tutto quanto. E va bene. Oh, alla salute. Buongiorno. Allora, è arrivato come per partire? Lo portiamo a casa. Ti aspetta un lungo e lungo viaggio. Quindi, al caso di andare? Vai, andiamo. Vai. Facci vedere come ti arrampichi, agile come una gazzella, quando lanci quel leone però, No, guardate, guardate, è perfetta. Allora, vedi di scendere sempre all'indietro, perché se cadi da qui ti fai male. A bordo. Si parte. Ma guardate qua, il nostro camion ha anche il portatrolli. Si sta per partire, sarà un lungo viaggio. Navigatore, l'hai messo il percorso? No, adesso lo metto. Siamo partiti. Inizia la discesa verso casa. Bacci, com'è? Piano piano, tutto a posto. Ah, mi sembra di essere in carrozza. Velocità di crociera è fra i 70 e 80, questo perché il mezzo, ragazzi, è ancora in rodaggio, 24.000 km, il rodaggio finisce a 40.000, quindi dobbiamo andare cauti per adesso. Sarà un lungo viaggio. Ale, ma che cosa sono questi? Abbiamo pagato qualcosa ieri a Aigner. Praticamente è il pedaggio per transitare in Germania.
Allora, essendo solo telaio non andava pagato niente, però noi abbiamo un portacontainer, un attacco portacontainer sopra, quindi potresti portare qualcosa e per questo tocca pagare la cassa. Ma solo i veicoli commerciali? Certo, le camper. Macchine e i camper no. No. Quindi, se venite a comprare un camion in Germania, ricordatevi di definire il percorso che fate e pagare la tassa di pedaggio. Perché si paga in base al percorso e non si può cambiare, oltretutto. Sì, abbiamo visto che più percorsi hanno pedaggi diversi. Abbiamo speso per fare circa 100 km una quarantina d'euro. Non è poco. Il viaggio continua. La direzione è quella giusta. Oh, Pacci, metti il piede sull'acceleratore. Ma ho il regolatore di velocità, è tanto comodo. Mi rilasso un biporo ginocchio martoriato, non c'è nessuno. Ma come? Coso? Anche il cruise control? Yes. Wow, ma allora sei un pascià alla guida. Sedile come big, super ammortizzato, super regolabile, super che. Cruise control, sei un pascià. E ora ci fermiamo all'ultimo distributore prima del confine con l'Austria, perché dobbiamo fare la GoBox, che è obbligatoria per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Ed eccoci, abbiamo comprato il GoBox. 5 euro costa il box e l'abbiamo ricaricato con 120 euro che dovrebbe bastare per l'andata e il ritorno. Adesso vediamo, va attaccato al vetro. Eccolo qua. Tocca leggere le istruzioni, che toccherà fa. Bisogna tirargli l'aria come la motosega per accenderlo. Boh. Boh. Che vorrà dire? Boh. Vabbè. Ascolta, non le mettiamo qui. Vediamo se funziona. Dovremmo sentire un suono quando passiamo. E se non lo sentiamo? Ci arriva la multa. No, che abbiamo la ricevuta che abbiamo pagato. Non lo so. Beh. Adesso leggiamo anche le istruzioni, ma ci vogliono gli occhiali. Ok. Abbiamo capito come funziona. Praticamente te lo impostano alla cassa con 2, 3, 4 assi. E per vedere se è tutto a posto si pigia questo, si accende, si illumina i due assi e la S che è ok, vuol dire che è carico con il credito. A posto. Quindi partiamo. Partiamo. Il viaggio continua verso casa. Benvenuti in Austria, secondo paese con coso. Eccoci sul ponte Europa, stiamo quasi per entrare in Italia. Oh ragazzi, siamo quasi a casa, eh? All'incirca. Corsia GoBox per il ponte. Guardiamo un po' se vanno. Oh,
a posto? Tre, amore, tre. Ho fame! Guarda, abbiamo trovato, guarda che bel posticino, guarda che autogrill simpatico. Ho fame! Andiamo. Attenta quando apri lo sportello, non cadere di sotto. Eccoci qua, pausa pranzo fatta, siamo in una affollatissima area di servizio dopo Trento all'incirca. Ancora è lunga, ma rimettiamoci in marcia. Andiamo! Dove siamo arrivati? Oh, dovrebbe essere il contrario! A nord siamo partiti con un sole cocente, siamo arrivati a sud, sembra inverno qui. Siamo quasi a Barberino. Sembra di essere nel nord Europa. Via giù, che siamo quasi arrivati a casa. Ormai il più è fatto. È arrivata la sera, la situazione è drammatica qui. Piove. Siamo anche a quale ora di viaggio? La dodicesima, tredicesima? Siamo partiti alle 8, sono le 9, quindi tredicesima. E non è ancora finita? No, ormai dai amore, siamo arrivati. Un'altra vetta. Non è così drammatica, pioviccica. Pioviccica e buio. È buio. C'ho già quasi 800 km sul gruppone e ci manca? Dai, siamo arrivati, guarda, dopo questo dosso c'è Val di Chiana. Quindi comunque io mi sarei fermato a mangiare una bistecca qui a San Savino dal famoso bisteccaio dei camionisti. Ma no col andiamo camion, a casa. Dai, col camion facevamo un figurone sul parcheggio. Andiamo a casa, va bene? Ci è arrivati. Allora facciamo un riassunto: dopo oltre 14 ore di guida e 859 km siamo arrivati. Eh sì, siamo un'altra volta al Caravan Camper 2 dal nostro amico Stefano. Coso che va a casina. Bacci, non ti si vede. Perché è tardi, è ora che andiamo a casa. Eh già. Basta girovagare, basta, andiamo. Scendi. Chiudi anche la mia. Dobbiamo fargli un plauso a Bacci. 14 ore alla guida. Urla di tornare a casa. E guardate com'è bello.